Allora, innanzitutto volevo farvi apprezzare il fatto che finalmente riesco a farmi la coda. I capelli sono cresciuti abbastanza, ho soltanto qualche ciuffetto che esce, ma stanno crescendo ed è quello un po' l'obiettivo in questo momento, perché capelli corti sì, ma non troppo. Devo riuscire a farmi la coda. Comunque, allora, la parte di addominali l'ho divisa in tre mini circuiti e vedrete che sono esercizi divisi per sulla schiena in una posizione chiamata barchetta o hollow, poi tre esercizi in tenuta, quindi in plank, e gli ultimi esercizi sono per raggiungere la fascia addominale laterale. Quindi, primi tre esercizi in barchetta o posizione di hollow sono i tabletops. Praticamente ci si stende per terra, ok, quindi appoggio tutta la schiena, spalle elevate, spalle alzate dal pavimento, collo dritto, sono in una posizione di tavolo, quindi 90 gradi, 90 gradi, qua e qua, ok? Adesso quello che devo fare è portare giù il tallone, toccare e riportare su, portare giù il tallone, toccare e riportare su in posizione senza perdere l'angolo qui di 90 gradi, ok? Questo ovviamente si apre, invece questo rimane lo stesso. Qui si va tantissimo a stimolare la parte dell'addome inferiore, che è quello che io cerco di stimolare al massimo, perché per quanto io possa dimagrire, per quanto possa avere gli addominali definiti, io ho sempre la pancetta. Fisica pera for the win. Cosa importantissima in questo e negli altri esercizi è non sollevare la zona dei lombari. Se si ha un addome poco forte si tenderà a fare questo, quindi a inarcarsi, ma mi raccomando di tenere sempre la schiena attaccata per terra. Se vi fa male, come vi sto facendo in questo momento, usate un tappetino o io uso una maglia, ok? Quindi tabletop, primo esercizio. Secondo esercizio, beetle. Per i beetle mi giro un attimo così potete vedere. Praticamente si parte dalla stessa posizione di prima, quindi così, solo che adesso mi aiuto con le braccia per allungare il retto addominale. Praticamente c'è un movimento di allungamento e di accorciamento ed è così che lavorano i muscoli, ok? Quindi parto così, sempre tabletop, porto indietro braccia e gamba opposta, quindi allungo e chiudo. Per renderlo più difficile, nel momento in cui chiudete, o comunque nella gamba che rimane su, più è vicina al corpo, più facilita tutto. Più è lontana, più rende l'esercizio più difficile. Quindi quando siete così, questa gamba messa così mi facilita. Messa così la rende più difficile, ok? Ok? E l'ultima, la barchetta. Allora, per la barchetta c'è una posizione corretta, ma non c'è una ampiezza più corretta rispetto all'altra, perché dipende dalla forza del nostro addome. Quindi, la posizione della barchetta, allora, quella proprio finale, 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 è con le braccia dietro e le gambe tese. Ma io non ce la faccio, non sono abbastanza forte. Quindi, aspetta, mi metto così, così vedete meglio. La cosa principale è che questa zona, la zona lombare, sia appiccicata al pavimento, cioè non si deve proprio sollevare. Questo è completamente sbagliato, vi fate malissimo. Quindi risucchio l'ombelico, spingo forte in dentro in modo da aderire perfettamente per terra, alzo le spalle, spalle alzate dal pavimento, e partendo da proprio la base, 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 il primo è anche solo semplicemente così. Quindi tenere le spalle alzate dal pavimento e stringere l'addome, ok? Proprio a livello base. Poi livello più avanzato è sollevare le gambe, tenerle piegate di così, man mano che si diventa più forti si allungano le gambe e si abbassano, man mano che si diventa più forti si tirano indietro le braccia, ok? Quindi faccio il primo giro con voi, il secondo lo fate da soli, mi vedete un attimo in pausa. Quindi tabletop. Mi raccomando sempre di respirare durante questi esercizi.
tosto. Quindi esercizi in barchetta finiti, che odio profondamente perché la barchetta veramente la odio. Adesso esercizi in tenuta. 3. Plank rock, quindi sempre con qualcosa sotto perché ovviamente fa male. Mi metto in posizione di plank, così. Posizione di plank e vado avanti. Quindi mi porto sulle punte, rimango sempre bassa col sedere e ne faccio 10. Da qui faccio 10 moving plank, quindi salgo sulle mani, sempre in posizione di plank, salgo così e vado avanti, uno e torno indietro, questo è anche per le braccia. Stesso discorso dell'altra volta, meno ondeggio, significa che sto tenendo l'addome, che il mio addome è forte, più ondeggio. Allora, cercate di tenere di più l'addome, ma è perché il nostro addome non è ancora abbastanza forte. E mi raccomando, mai così, così ci si streccia, sempre sedere basso. E adesso, come prima, termino con 30 secondi di plank. Torno indietro. Ok, quindi primo giro finito, ora l'altro. Fatto l'ultimo, siamo all'ultimo circuito di addominali e ve lo spiego velocemente perché ho la batteria che mi sta morendo. Quindi, Russian twist, mi siedo, alzo le gambe e ondeggio destra-sinistra, quindi destra. Mi raccomando anche qui, non inarcate la schiena, tenete ben l'ombelico in dentro. Poi, side plank rotating, quindi mi metto in plank laterale, ok? Ho un braccio in alto, non lo vedete? Quello che succede è, arrivo, giro, appoggio il gomito e mi riapro. Faccio lo stesso anche dall'altra parte. Finisco con sempre delle tenute da 30 secondi e sono la tenuta laterale a destra e a sinistra, quindi ok, mi metto in plank laterale, salgo un braccio, non lo vedete, scusate, tengo la posizione.
voilà, circuito finito, adesso mettetemi in pausa, fatene un altro, anch'io lo farò e poi basta. Concludo qui questo video molto velocemente perché la batteria mi sta per abbandonare. Spero che questo workout vi sia piaciuto, cardio e addome. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video.